chiude l'esperienza di Mimmo Fontana al comune di Agrigento per motivi personali e anche per motivi legati al suo ruolo in ambito di Lega Ambiente a livello nazionale. Sì, si chiude questa esperienza, come tutte le esperienze hanno un inizio e una fine. Il mio ruolo cambierà nel rapporto con l'amministrazione, perché il sindaco e l'assessore, a cui faccio i miei migliori auguri, mi hanno chiesto di continuare una collaborazione, seppur in vesti diverse. Le ragioni sono personali e, diciamo, politiche, perché la mia associazione mi ha chiesto un maggiore impegno in questa fase in cui si è dimessa la presidente nazionale. E questo ha accelerato una scelta che comunque io e la mia famiglia avevamo già fatto, perché nei prossimi mesi io mi trasferirò a Palermo e sarebbe stato impossibile mantenere il ruolo di assessore. Io non faccio bilanci, penso che le valutazioni su quello che ognuno di noi fa le debbano fare gli altri, quindi non la faccio io, però rivendico con forza la discontinuità nel settore rifiuti che, assieme a tutti i miei colleghi di amministrazione, abbiamo ottenuto. Una discontinuità che è il segno di quel cambiamento che è alla fine la scommessa che i cittadini agrigentini hanno fatto votando l'amministrazione Firetto. Guardate, Agrigento ha avuto un passato straordinario, ha avuto un recente passato terribile, pessimo, che è quello che ci ha fatto diventare una città simbolo per l'abusismo edilizio, per la speculazione edilizia con la quale abbiamo violentato il nostro centro storico, per la carenza idrica. Agrigento però in questi anni, in questi due anni, è diventata anche la città che può ambire a diventare capitale della cultura del 2020, e quindi vuol dire che piano piano questo cambiamento sta partendo. Ritengo che l'amministrazione, i miei compagni di viaggio, che ringrazio tutti per l'esperienza umana prima ancora che politica, potranno tranquillamente, anzi ne sono assolutamente certo, continuare in questo percorso. Ma gli auguri li faccio soprattutto a Nello Amel, perché questa fase di avvio della raccolta differenziata è una fase particolarmente delicata. Sono sicuro che farà benissimo. Per quanto mi riguarda, io lo sosterrò, sosterrò lui, sosterrò l'amministrazione di cui continuo a sentirmi parte, anche se nei prossimi mesi non avrò più il tempo da dedicare così come ho fatto fino ad oggi. Scaturisce dalla, diciamo, scelta che ha fatto il sindaco rispetto anche a quelle che erano un po' alcune mie impegno sviluppato nel passato proprio nei settori degli RSU, dell'acqua, della depurazione. E io sono particolarmente contento, anche se è una patata bollente, perché è un settore molto complicato, molto difficile da gestire, ma sono contento di poter affrontare questo impegno, perché penso di poter avere la collaborazione dei cittadini. Io chiederò alla città di Agrigento di fare uno sforzo per modificare la mentalità. È indispensabile che noi riusciamo a comprendere che la raccolta differenziata è la soluzione per i problemi della spazzatura ed è la soluzione per riuscire ad abbassare il costo delle bollette. Quindi, però, questo è possibile solo se c'è la disponibilità della gente a non fare, diciamo, la differenziata come un obbligo, ma farlo proprio come una scelta di civiltà. Ed è importante riuscire a comprendere questo. Modifichiamo questa nostra mentalità, sentiamoci partecipi di una comunità e cerchiamo di collaborare al massimo. Noi faremo dei controlli rigorosi, ma non è un problema né di repressione né di controlli. Noi cercheremo la collaborazione dei cittadini. Posso dirvi che per quanto riguarda il problema del rifacimento della rete idrica, dell'avvio dei lavori per quanto riguarda il grande depuratore di villaggio Mosè, ci impegneremo al massimo, perché anche da ciò scaturisce l'efficienza del sistema e la soluzione ad una serie di problemi ambientali che ormai stanno diventando tragici. Se noi riusciamo a fare la rete idrica, risparmieremo il 50% di acqua, e questo si riverserà sui costi
generali del servizio e quindi un abbassamento delle tariffe. Quindi l'appello che io faccio alla gente è: collaborate, dateci la disponibilità, vedrete che alla fine sarete contenti di vivere in una città che ha realizzato un grado di civiltà notevole su questo settore e nello stesso tempo avrete i risultati del risparmio e dell'abbattimento dei costi.